Buongiorno a tutti e bentrovati anche oggi in questo giovedì santo. Ci stiamo avvicinando alla Pasqua e questo è motivo per stare ancora più uniti, con le nostre famiglie, più di quanto già lo stiamo facendo in questo momento. Quindi ovviamente vi farò gli auguri proprio domenica, però comincio appunto a prepararmi. Oggi parliamo di un nervo che è il settimo nervo cranico, settimo paio, che è il nervo facciale o facciale, si può dire con una C oppure con due C. Il nervo facciale fa parte di quei tipi di nervi misti che sono connessi al mielencefalo e per nervo misto intendo un nervo che è sia sensitivo che motorio. Abbiamo visto ieri la distinzione tra un nervo sensitivo e un nervo motorio e la distinzione principale è che un nervo motorio trasporta qualcosa e viene definito nervo efferente, mentre il nervo sensitivo riceve qualcosa e viene definito nervo afferente, quindi è composto da entrambi. Il nervo facciale poi si suddivide in due rami. I due rami sono il nervo facciale propriamente detto, che è di tipo motorio, mentre il nervo facciale intermedio o di Ruysberg ed è prettamente sensitivo. Quindi il secondo è intermedio o di Ruysberg, è un nome a cui che gli è stato attribuito. A livello di origine, come per tutti gli altri nervi, abbiamo un'origine reale e un'origine apparente. L'origine reale, che ricordiamo sempre essere proprio il nucleo d'origine, la placenta, è il meato acustico interno, mentre per quanto riguarda quella apparente, quindi la struttura dalla quale deriva, invece, per quanto riguarda il nervo facciale, è la fossetta sopra-olivare del bulbo, quindi quella fossetta che sta sopra una parte che si chiama oliva del bulbo. Per quanto riguarda il decorso di questo nervo, è un decorso abbastanza articolato proprio perché, adesso lo vedremo, un nervo si interrompe mentre l'altro continuerà la sua scalata fino al termine. Il decorso di questo nervo abbiamo una emergenza dal tronco encefalico, il nervo facciale propriamente detto, quindi il primo che abbiamo espresso, che è quello di tipo motorio, decorre medialmente, quindi appunto internamente al nervo intermedio e insieme al nervo di Ruysberg o intermedio procedono verso quello che è il meato acustico interno, quindi un'origine. A questo punto perforano come se fossero degli aghi la duramade ed entrano nel canale che viene definito appunto canale facciale che prende il nome dal nervo stesso. In questo canale il nervo intermedio termina la sua corsa nel ganglio genicolato, mentre il nervo facciale propriamente detto continua, si inserisce nel foro stilo mastoideo. Perfora la fascia parotidea e attraversa la ghiandola parotide. La ghiandola parotide, abbiamo visto nelle lezioni precedenti, non è altro che un petalino che sta dove c'è la tiroide. Quindi abbiamo la tiroide e i quattro petali che sono le paratiroidi e viene appunto perforata e attraversata una ghiandola paratiroidea. A questo punto si dirige verso il margine posteriore della mandibola. Quindi siamo a questo livello e arriva a fare due rami terminali. I rami terminali di questo nervo sono il tronco cervico-facciale e il tronco temporo-facciale. Quindi uno riguarda di più la parte cervicale, uno invece riguarda di più la parte temporale, quindi dell'osso temporale. I rami terminali principali
di questo tipo di nervi sono molteplici e tra questi abbiamo un nervo che prende il nome di grande petroso proprio perché c'è la rocca petrosa del temporale, quindi da qui prende il suo nome. Avremo il nervo della corda del timpano e il timpano sappiamo tutti essere una parte dell'orecchio, il nervo stapedio che starà sempre nell'orecchio e poi avremo dei muscoli più mandibolari che sono muscolo digastrico, avremo poi il muscolo stiloideo e infine abbiamo il nervo che è il nervo auricolare posteriore, quindi quello dell'auricola, uno di quelli che ci permette di sentire. Le funzioni principali di questo nervo, per quanto concerne il nervo facciale propriamente detto, esso è composto da delle fibre motrici somatiche che originano dal nucleo facciale pontino e questo nervo prevede l'innervazione di diversi muscoli. Abbiamo i muscoli della mimica facciale, quindi quelli che ci permettono di fare questo, sorridere, essere imbronciati, quindi tutti quei movimenti che ci permettono di muovere appunto tutti i muscoli della faccia. Sicuramente i muscoli pellicciai del cuoio capelluto, quindi dei capelli, i muscoli del padiglione auricolare per quanto concerne l'orecchio e poi i muscoli come lo stapedio che ad esempio si irrigidisce ed irrigidisce quindi la catena ossiculare dell'orecchio. Avremo lo stiloideo che ha il ventre posteriore e non è altro che non è altro che il ventre posteriore del muscolo digastrico. Per quanto invece concerne il nervo intermedio o di Risberg, quindi l'altro, quello sensitivo, perché quello che abbiamo definito prima, quindi quello facciale propriamente detto è di tipo motorio, mentre questo intermedio è di tipo sensitivo, è un nervo misto e è quasi di totale competenza viscerale e le sue fibre viscerali traggono origine da quelli che sono i protoneuroni gangliari, che sono presenti in un ganglio, quindi in un nodo che prende il nome di ganglio genicolato. Questo nervo, quindi il nervo intermedio, va ad innervare quella che è la ghiandola lacrimale, quindi ci permette di piangere, la ghiandola sottomandibolare, quindi quella che sta sotto la mandibola e che in qualche modo ci permette di deglutire, quella sottolinguale, quindi come se alzassimo la lingua, abbiamo una ghiandola sotto, quindi come se facessimo questo movimento. Sotto abbiamo appunto una ghiandola sottolinguale e poi le ghiandole della mucosa nasale e palatale, quindi del naso e del palatino, del nostro palato. Il palato si divide in palato duro e palato molle e questo nervo innerva proprio questa parte del palato. Cosa fa di altro questo nervo? Trasmette la sensibilità e trasmette la sensibilità gustativa, quindi della sapore, ai 2/3 anteriori della lingua, quindi nella prima parte, e invece cutanea di una ristretta parte del padiglione auricolare. La componente invece motrice, perché abbiamo detto che è duplice, quindi sia sensitivo che motrice, la parte motrice comprende quelle che sono le fibre parasimpatiche pregangliari che originano da due nuclei e i due nuclei sono il nucleo mucoso lacrimale e il nucleo salivare superiore. Uno sta sopra e l'altro sta sotto, quindi queste sono le funzioni principali di questi nervi, quindi muovono, ad esempio, come abbiamo detto prima, i muscoli mimici per muovere appunto la faccia e fare tutti questi gesti stupidi che sto facendo io, ma anche avvertire le sensazioni gustative. Ne approfitto di questa parte proprio per dire che vivendo con questo terribile virus, quindi Covid-19, proprio una delle componenti che viene a mancare meno tra i sintomi c'è proprio l'olfatto e il gusto. Quindi uno dei nervi che potrebbe essere coinvolti è proprio il nervo facciale. A livello di sintomatologia, se ci sono delle lesioni e delle problematiche di questo nervo, abbiamo una distinzione. Possiamo avere una lesione più centrale,
oppure una lesione più periferica. La lesione, che viene definita centrale produce una paralisi dei muscoli mimici, quindi non sono più in grado di fare appunto mimica della faccia, ma il paziente riesce comunque a muovere la fronte e le palpebre, quindi questo movimento è in grado di farlo, ma non riesce più a muovere gli altri muscoli mimici, ad esempio della bocca o delle guance. Invece l'altra lesione è di tipo periferico e quella di tipo periferico dà una paralisi generalizzata. Tra le paralisi principali che possono essere soggette ad una lesione di questo nervo c'è una paralisi che viene definita paralisi di Bell, che magari definiamo poi nelle prossime video lezioni, così ci prendiamo una lezione a parte per questa paralisi che è di fondamentale importanza ed è molto invasiva per il paziente stesso. Ma arriviamo a quello che noi possiamo fare. A livello osteopatico sicuramente si può andare a lavorare quella che è la grande e piccola circonferenza della dura madre, una delle tre meningi. Si può lavorare sul temporale proprio perché lo abbiamo preso e considerato in questo nervo. Si può andare a decomprimere lo spazio mandibolo-mastoideo e liberare atlante, dove per atlante intendiamo la nostra prima vertebra cervicale, quindi C1. E in automatico anche la ATM. ATM è l'acronimo che sta ad indicare l'articolazione temporomandibolare, quindi l'articolazione che sta in questa parte della nostra faccia. L'articolazione temporomandibolare è soggetta a diverse disfunzioni che possono essere causate da tantissime condizioni, e una di queste è proprio una paralisi o una lesione del nervo facciale, quindi del settimo paio di nervi cranici. Sicuramente un'altra operazione che possiamo svolgere è quella di andare a detendere, detensionare il muscolo digastrico e costrittore superiore della faringe. Quindi questo è quello che possiamo fare. Sicuramente una lesione del settimo nervo cranico crea una serie di problematiche. Ci sono dei nervi che, se lesionati, hanno funzioni maggiori rispetto ad altri nervi. Anche per oggi l'argomento è terminato e vi ringrazio per avermi ascoltato come sempre. Voglio ringraziare anche, ne approfitto in questi ultimi secondi per ringraziare tutti quanti i miei alunni e i miei pazienti, gli alunni che mi stanno mandando dei messaggi emozionantissimi, di affetto, di stima, e voglio dirvi che la stima è reciproca. E quindi forza, continuiamo insieme fino all'ultimo, combattiamo insieme, quindi mi raccomando, continuate a studiare e non deludetemi, perché fino ad ora state studiando bene e tanto. Quindi grazie, grazie veramente a tutti con tanto affetto. Ci vediamo domani, mi raccomando, non mancate. Buona giornata, ciao!